quando ho sparato in faccia. Quello è per, capito, un po' di incredinirti. Io vedo verdi. Io vedo verdi. Buonasera. No, Vincenzo? Vincenzo, aspettiamo Vincenzo. Buonasera amici del Bar Capri, benvenuti alla mezza serata del lunedì. Questa sera ospitoni della serata Camera Chiara, anche perché loro sono veterani del Capri ormai, palcoscenico trema quando li sente arrivare, le vibrazioni, e sono alla loro terza esibizione qui. Giusto, hanno partecipato anche al Why Not Contest l'anno scorso. Perché guardi dietro? Chi ci sta dietro? Ho paura, queste due presenze. Un piccolo particolare, perché visto che è la terza volta che siamo qui, ci sono state delle novità, finalmente abbiamo un disco, e quindi stavo cercando lo scatto. Ovviamente qualcuno ci spiegherà. No, tutto il disco, ecco, è una serata di promozione. Ovviamente abbiamo il CD. E la serie, che c'è? Che mi fate gestarci? Guarda, un attimo, io con calma. Radio Bonzo, media partner del Capri Jazz Bar. Stasera registriamo il podcast, giusto? Quindi non ho capito niente, babbo, e io non ho capito di cazzo di cane, lo posso dire? Mentre Radio DJ. Ok, tagliamo, va bene. Camera Chiara, qual è il puntum? Allora, il puntum della situazione. Facciamo il punto. Che rispetto alle altre volte, come ci ha detto Antonio, abbiamo questo CD che sta avendo anche insomma abbastanza successo. Per noi è un successo che persone competenti che amano questo genere l'hanno apprezzato, abbiamo ricevuto delle belle recensioni anche da portati che prima magari utilizzavamo noi per conoscere nuovi gruppi, no? E adesso far parte di portati di questo tipo è una piccola ma grandissima soddisfazione, prima fra tutti Aldekins. E quindi diciamo che la prima novità è innanzitutto questa. Poi vabbè, ci sono anche novità personali che però non lo so se è il caso. Sì, è il caso. Diciamo, cioè, ha qualcosa da dire? No, vabbè. Quando? Perché guardi me? No, vabbè. Ognuno di noi ha. Passo io. No, ognuno di noi sta raggiungendo dei piccoli traguardi personali, diciamo che non è mai troppo tardi, per la serie non è mai troppo tardi, io sto con vabbè, a parte mi sono fidanzato, ci stiamo ammogliando un pochino tutti quanti. No, vabbè. Le fan saranno tristissime. Sì. Proprio. No, perché? Lasciate sfuggire questi bocconcini. Comunque salutiamo le nostre fidanzate, le nostre. Che brutta scena proprio. Sì, molto brutta. Sì, mamma mia. No, vabbè, io stavo parlando semplicemente delle novità del gruppo, sì. Siamo usciti appunto con questo disco e finalmente dopo lunghe penose malattie abbiamo visto la luce per questo disco, che quante tracce? 8 tracce. E il caso ha voluto che fossero 8, perché noi eravamo entrati in studio con l'idea semplicemente di fare una demo, quindi massimo 4 pezzi, anche perché non avevamo i soldi per. Anche perché 2 pezzi nostri comunque 4 pezzi. Ah beh sì, è vero. Sì, il minutaggio di ogni brano è abbastanza poco contenuto. Lo stiamo portando in giro questo lavoro con le difficoltà che hanno. Sono difficoltà che hanno penso tutti quanti, insomma, i nostri colleghi, soprattutto chi fa musica inedita. In questa zona, insomma, Salerno, Campania, Italia. Il prog invece italiano.
quello delle orme giganti, quanto per esempio ha influito nei vostri pezzi? Ti sto odiando, su se... Vabbè, l'avremmo già detto che vabbè, noi sì, siamo una band progressive, anche se insomma è un'etichetta un po' di comodo, diciamo. No, ognuno di noi ha delle influenze, ecco, quindi personalmente vabbè, gli ascolti sono molto vari, quindi sicuramente ognuno di noi ci sono gli ascolti del proprio italiano, questo sì, anche quello anglosassone, sicuramente sono un bagaglio molto importante per la nostra crescita da musicisti proprio. Quelli italiano soprattutto, però poi chiaramente insomma impara l'arte e mettila da parte, cioè una volta che hai ascoltato dischi poi insomma quello che viene fuori è un po' un'alchimia fra tutte e quattro, quindi insomma noi non scimmiottiamo nessuno, insomma comunque cerchiamo di costruire canzoni proprie, poi insomma se il pubblico, cioè chi ci ascolta, trova delle influenze e magari azzarda qualche paragone, a noi fa piacere, però in ogni caso non abbiamo delle idee precise, ci sfoghiamo sugli strumenti, ecco, quindi viene fuori quello che abbiamo dentro, questo. La fotografia, lo so che è una domanda banale, però la devo fare, la fotografia perché quanto c'entra nella composizione musicale? Noi, come dicevo, come ha detto poc'anzi Danilo, no? Innanzitutto facciamo musica, no? Cerchiamo di tirare fuori quello che proviamo in sala prove, così gli diamo forma. E la fotografia è semplicemente una chiave di interpretazione, come ce ne possono essere delle altre. Insomma, noi abbiamo scelto questa perché un po' per una piccola passione individuale, no? Antonio, per esempio, pure molto più bravo di me a fare fotografie, no? Io sono più interessato al lato, meno al lato tecnico, più a quello, diciamo, filosofico, ecco, della faccenda. E in particolare, insomma, ci ha colpito, no? Il titolo dell'album del gruppo, Camera Chiara, chiaro, vi viene subito in mente, a parte lo strumento, no? la Camera Chiara, no? Naturalmente il saggio di Roland Barthes, no? La Camera Chiara. E che insomma offre degli spunti di riflessione in tantissimi ambiti, non solo quello prettamente fotografico. Ma non so, ma poi il modo con cui lui, no, l'approccio che ha con questo argomento si può utilizzare, insomma ricorda per certi aspetti anche il modo con cui noi intendiamo la creazione artistica musicale, insomma, no? Cioè, il fatto che ogni spettatore, ogni ascoltatore può trovare un punto, cioè qualcosa che rende unica la fruizione di quella fotografia, no? Cioè unica per lui soltanto, insomma. E abbiamo deciso poi di chiamarlo così anche perché il primo album, e quindi abbiamo pensato lasciamo tutto quanto il compito più, diciamo, il compito oneroso ma anche più bello al pubblico, cioè l'interpretazione più libera. Naturalmente noi abbiamo dato anche dei titoli ai brani. Una specie di filo rosso la fotografia, ritorna anche nei titoli delle tracce. Sì, no, infatti noi abbiamo pensato semplicemente a... cioè l'interpretazione che abbiamo dato è l'osservazione di una fotografia, che sarebbe tra l'altro il titolo del primo pezzo, che si chiama Two Fathoms Pyramid Lake, che è una foto scattata da Timothy O'Sullivan, che è stato uno dei primi fotografi americani, ingaggiato anche dall'Istituto Americano di Geografia, cioè scattava delle foto prettamente di valore scientifico, no? Che serviva per dare qualche, insomma, le informazioni che servivano anche all'esercito, a informazioni anche tipo geologiche. Però siccome speravamo all'inizio dello sviluppo di questo mezzo, è capitato che alcune foto, più che avere un valore prettamente scientifico, ecco, ne avevano uno artistico. E a me insomma, è piaciuta questa cioè, ho pensato insomma che quel povero uomo, no, abbia fatto le foto come piacevano a lui, insomma, no? Cioè, più che vedere, diciamo, l'informazione scientifica, no? Di vedere il lato bello, insomma, artistico, no? E quindi così gli abbiamo reso questo piccolissimo omaggio, così. E la foto che
insomma, della foto di questo tettito qui, Pufadom, che è un paesaggio del Nevada, e questa qui c'è pure in copertina. E da quell'osservazione poi discende, così dicendo, queste piccole riflessioni, no, che abbiamo, qui abbiamo dato il titolo. Chiaroscuri, maschere cadute, che è un riferimento a Roland Barthes, che dice che una fotografia non ci si può nascondere, anche se ci si mette delle mani davanti, oppure una maschera, la fotografia fa cadere qualsiasi maschera. E così via. Benissimo, ragazzi. Anzi, molto curiosa di ascoltarvi dal vivo. Come facciamo un po' di promo? Dove possiamo comprarli? Potete comprarlo innanzitutto qui. Tutti presenti. 10 copie. Ci sono 10 copie. Poi abbiamo la pagina Bandcamp. Basta scrivere basta scrivere su Google Camera Chiara Bandcamp. Qua abbiamo la pagina Facebook, anche lì abbiamo raggiunto 500 like. Tempo. No, vabbè, come per esempio, perché si vendivano tanti dischi di Fausto Papetti? Anche noi avremo la copertina con le sise di fuori. No, okay. No, nulla, volevo aggiungere solamente un fatto. Ci riferiamo prettamente al rock progressivo italiano, e fondamentalmente la nostra pagina è stata scritta tutta quanta in italiano perché pensavamo appunto di rivolgerci al pubblico italiano. Quando poi però abbiamo ricevuto anche delle recensioni d'oltralpe e abbiamo avuto la prima recensione oltreoceano pure, va bene, sì, cioè Our Music, Your Music Kick Ass, ci hanno scritto da oltreoceano, cioè noi non ci potevamo credere assolutamente, e con tutto che abbiamo dovuto fare una biografia in inglese, cosa che non avevamo assolutamente pensato di fare. Questo per voler, a parte che siamo incapaci perché non conosciamo stento l'italiano, ma soprattutto era per puntualizzare che la nostra musica in quanto strumentale non ha assolutamente confini. Noi continueremo a scrivere, anche forse non ci preoccupiamo anche il fatto di fare qualche testo in italiano, però volevo semplicemente dire che la musica strumentale è l'unico mezzo universale. Grazie ragazzi, noi siamo curiosissimi, quindi buona musica a tutti, grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie a Radio Giugio, buona serata.